Il 15 gennaio del 1989 a Roma è una tiepida giornata di sole, ma nell'aria si respira una strana elettricità. È giorno di derby. La Lazio di Materazzi non parte con i favori del pronostico. E così, in un Olimpico che i lavori in corso fanno sembrare più un cantiere che uno stadio, sono in tanti quelli che si aspettano di assistere a un trionfo giallo-rosso. Tanti, ma non tutti. Nelle fila laziali scalpita un ragazzo con i colori bianco-celesti tatuati sul cuore. Si chiama Paolo Di Canio, maglia numero 9. Per lui, essere in campo nel primo derby della sua carriera è già una vittoria contro il destino. Solo un anno prima, per un'infezione, Di Canio ha rischiato di perdere un piede. In barba ai pronostici, la Lazio domina sin dall'inizio. E a metà del primo tempo, un cross dalla sinistra attraversa l'area della Roma. Di Canio vola ad ali spiegate verso la curva sud. Alza il dito al cielo e festeggia il gol sotto il naso dei tifosi romanisti esterrefatti. Soltanto un altro calciatore prima di lui aveva osato sfidare in modo così plateale la curva giallorossa, ma era Giorgio Chinaglia, la bandiera della Lazio vincente degli anni 70 e non un ragazzino al primo anno di Serie A. Già da quel giorno si capisce subito che, come Long John, anche Di Canio ha la stoffa del leader dissacrante e combattivo che piace tanto ai ragazzi della curva. D'altronde, fino a pochi mesi prima, Di Canio era uno di loro. In una borgata notoriamente giallorossa e con due fratelli romanisti, a nessuno sarebbe venuto in mente di tifare Lazio. Ma Paolo Di Canio, fuori dagli schemi, lo è sempre stato. Per Paolo il pallone non è solo una passione. Con i piedi il ragazzo ci sa davvero fare ed entra molto presto nelle giovanili della sua squadra del cuore. Va via bene in dribbling, Di Canio salta avversari che hanno invano tentato il fallo. Ancora Di Canio. Paolo infatti non deluderà le aspettative. Il suo è un talento istintivo e cristallino, un estro irrequieto, difficile da tenere a freno. Per Paolo, il gol nel derby è l'inizio di una nuova vita. La Lazio vince 1-0 e il giovane attaccante diventa presto il simbolo delle aspirazioni biancocelesti. Anche se la Lazio ha difficoltà a risalire dal fondo della classifica, Di Canio è sempre tra i migliori in campo. La stagione 1989-90 è quella della definitiva consacrazione. In campo, come nella vita, Di Canio ha un suo stile personalissimo. È un attaccante atipico ma concreto che sa interpretare il ruolo di ala destra in senso moderno e pragmatico. Ha un controllo di palla perfetto e un dribbling secco e imprevedibile. Le grandi squadre del nord ci mettono poco a mettergli gli occhi addosso. Per fare cassa nel maggio del 1990, il presidente Calleri decide di cederlo alla Juventus. Paolo vorrebbe restare, ma non ha scelta. I suoi amici tifosi restano molto delusi. È così che ha inizio il lungo girovagare di Paolo fra le piazze più importanti d'Italia. Prima Torino, poi Napoli e infine Milano, sponda rossonera. Ma per uno dotato del suo temperamento e della sua personalità, non è sempre facile entrare in sintonia con ambienti nuovi. Nel 1996 Di Canio riesce ancora a spiazzare tutti. Decide che il calcio italiano gli sta stretto ed emigra all'estero con tutta la famiglia.
Di Canio si adatta alla perfezione al football britannico e gli inglesi lo adottano senza riserve. Coraggio, generosità, faccia tosta e qualche atteggiamento plateale che fa scalpore. Niente mezze misure. La carriera di Di Canio è questa. Qualche tempo dopo è tutt'altro gesto a fare notizia. Per permettere i soccorsi al portiere avversario è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco. Durante un'azione d'attacco della sua squadra, Di Canio ferma il pallone con le mani a pochi metri dalla porta. Per quel gesto, Paolo riceverà il premio Fair Play dell'anno. Un laziale in Premier League. Di Canio rimane in Gran Bretagna per 8 stagioni, facendo il pieno di successi e notorietà, ma non dimentica le sue origini. E così, quando nell'estate del 2004 a chiamarlo è il neo presidente della Lazio, Claudio Lotito, Paolo non può dire di no. Riattraversa la Manica per risollevare una squadra che sta uscendo faticosamente da una difficile crisi societaria. Il grande affetto che portate non è solo per me, è per tutta Lazio, e questa è la cosa più importante, perché siete dei tifosi meravigliosi, per cui quest'anno abbiamo bisogno di voi, sarà un'annata meravigliosa, io sono convinto. Pur di ritornare a giocare con la maglia biancoceleste, Paolo rinuncia a più della metà dell'ingaggio. Dopo 14 anni di lontananza, i tifosi lo accolgono con lo stesso entusiasmo e con tanta speranza. Di Canio ha 36 anni, ma ha il fervore di un ragazzino. E il suo popolo gli chiede un solo regalo, un altro gol nel derby, come quello di 14 anni prima. Sono passati tanti anni e tanti derby, ma nessuno ha dimenticato. E così, il 6 gennaio del 2005, Di Canio è l'uomo più atteso del derby, da una curva e dall'altra. Tutto pronto, Dondarini fischia l'avvio della gara. E al 29esimo minuto sembra davvero che il tempo non sia passato. Chiamato in causa Pellizzoli. Rinvio non facile perché il pallone era molto sotto. Controllo di Liberato. Dentro subito per Di Canio, a memoria Di Canio, Paolo! Di Canio! 1-0! Di Canio diventa di nuovo l'incarnazione dei peggiori incubi dei tifosi giallorossi. Stavolta non è solo un gol importante, è anche una rete maledettamente bella. Con lo stesso sorriso beffardo e provocatorio di 15 anni prima, Di Canio esulta sotto la curva sud. E il derby si infiamma. Adesso sono arrivati dei petardi. State calmi, sta dicendo Otto. Stiamo dicendo, diciamo 1-0. State calmi, risultate, ma state calmi. È scoppiato un petardo vicino a Totti e vicino a Dondarini. Cassano segna il gol del momentaneo pareggio che illude i romanisti. Ma Di Canio trascina i suoi alla vittoria e offre un pallone d'oro al brasiliano Cesar. Di Canio la tocca, il pallone è per Cesar. Sinistro, Cesar! 2-1. In profondità per Rocchi, posizione regolare. Rocchi anticipa Tommaso Rocchi. 3-1. A 5 minuti dal termine, la ciliegina sulla torta è di Tommaso Rocchi. 3-1 e grande festa sotto la curva biancoceleste. A fine partita, per Di Canio c'è una standing ovation. Paolo è tornato
e la Lazio vince un derby dopo 5 anni di digiuno. Paolo Di Canio non smetterà mai di essere se stesso, anche dopo aver giocato nei club più prestigiosi, anche dopo aver girato il mondo, anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Dentro di lui ruggisce ancora e sempre lo spirito di un ragazzo della curva che vive con la Lazio nel cuore.